Stasera siamo qui a raccogliere le firme del piano di riordino approvato a luglio del 2019. Siamo per controbattere quello che dice la Regione. Il nostro ospedale deve rimanere qui a servizio dei cittadini perché ha una sua potenzialità che non può essere assolutamente controvertita da parte di decisioni politiche che vengono stabilite tutte presso la Regione Puglia. Ho da dire qualcosa anche al consigliere regionale Pellegrini, il quale asserisce che vuole fare il piano di riordino è un atto di qualità, però a me pare che rispetto al decreto ministeriale 70 non è assolutamente stato tenuto conto, perché ritengo più che siano scelte politiche e non mirate alla salute dei cittadini. Comunque queste firme che stai raccogliendo questa sera si aggiungeranno a quelle precedentemente Le firme che questa sera i cittadini presentate. stanno ponendo sul ricorso, perché noi stiamo preparando un secondo ricorso al Consiglio al TAR, da presentare al TAR contro il piano di riordino approvato a luglio, che speriamo si unificherà all'altro atto amministrativo, all'altro ricorso che noi abbiamo presentato già da tempo, che si dovrà discutere a novembre. Lo stiamo facendo in fretta proprio per dare la possibilità alla controparte di poter dare le proprie controdeduzioni e ci auguriamo che il Tribunale amministrativo dia una svolta e dia ragione ai cittadini carabinesi che tanto ci tengono al nosocomio, non come struttura ma come punto di rispetto ad un codice etico e rispetto alla salute dei cittadini. Grazie. Prego.